Giampaolo Murru, tecnico del Guspini. Si inizia con una sconfitta in una gara un po' particolare. Nella ripresa fai entrare Suella, create i presupposti per andare in gol e poi lo subite. Che cosa ti lascia questa prima partita? Ma mi lascia che il rammarico è che abbiamo perso. Realmente non abbiamo fatto una buona partita, era una partita molto a ritmi molto bassi, e quello un po' mi dispiace perché noi ci alleniamo a ritmi abbastanza alti, quindi speravo, senza guardare tutte le giustificazioni che possiamo dire, 6 mesi fa come tutti, però lasciamo perdere tutte queste robe qua. Intanto abbiamo provato a giocare, anche se non abbiamo fatto del tutto quello che comunque ci speravo, almeno un po' ci ho sperato di avere qualcosa in più. Abbiamo proprio sbagliato il primo tempo sulle distanze, credo, e il secondo tempo ci abbiamo provato, però ci stavamo, è come quando stai perdendo e allora provi le ultime energie, quindi non sono contento in questo lato qua, però non ci hanno mai messo sotto, non abbiamo mai subito, ci sono anche cose molto positive. Quindi quel lato lì sì, bene, posso valutare il fatto che abbiamo giocato con la nostra pari concorrenza, chiamola così, abbiamo giocato senza rischiare mai niente. Poi è chiaro che abbiamo fatto su una ripartenza, abbiamo subito il gol. Poi hai fatto dei cambi, hai avvicinato Suella Caddeo, hai messo anche Vinci, le hai un po' provate. In quel frangente forse non ci sono stati più quegli spazi che stavate trovando quando Michele Palito largo con il 4-3-3. Loro erano in vantaggio e si sono chiusi un po' di più. Ma guarda, noi ci alleniamo e le proviamo, quindi realmente possiamo giocare in due modi. Già dall'anno scorso abbiamo un lavoro svolto e quindi non è quello il problema, perché possiamo essere super offensivi anche giocando a tre, possiamo essere ancora super offensivi giocando, diciamo, con i quattro, però è stato l'approccio. Io sono un po' rammaricato sull'approccio dell'intensità che non abbiamo dato, quindi abbiamo giocato un po' ai loro ritmi e questo mi dispiace. Per il risultato, pazienza, abbiamo anche un'altra partita da fare contro di loro, questi test servono anche a questo, alla fine bisogna prendere anche il lato positivo. Non sono preoccupato per niente, anche perché realmente ho giocato la prima volta con un centrocampo nuovo. Ecco, in vista del ritorno, riesci a recuperare qualcuno tra Recano, Cherchi, Matteo Pin? Sì, recupero tutti e due, sia Recano che Pina, perché Cherchi aveva 2 giornate a scontare in Coppa Italia. Sì, però non cambia la sostanza di quello che diciamo ho appena detto. Era quella che secondo me abbiamo sbagliato l'intensità. A me mi interessa la mia squadra, non mi interessa tanto. E quindi guardando la squadra e il lavoro che abbiamo fatto a oggi e l'intensità che abbiamo dato il primo tempo non mi è piaciuto. Ci sono le scusanti, i mesi fermi, la preparazione. Sì, no, l'abbiamo detto tutte queste che vuoi. Certo. Però abbiamo fatto degli amichevoli, dei test anche abbastanza importanti, che abbiamo fatto tutt'altro. E avevamo anche una settimana in meno. Si gioca su 2 turni, andata e ritorno, questo è il primo tempo, è andato male, siccome nel secondo avete giocato meglio oggi, si spera appunto che la gara di ritorno sarà ancora meglio. No, non è un problema anche quello, perché a parte le mie esperienze da giocatore, però ci sono state partite dove si sono perse anche 3-1 e poi abbiamo ribaltato il risultato, parlo da giocatore. Quindi ci può stare che andiamo lì e magari facciamo una grande partita e il risultato sarà diverso.
parliamo di questa che la prendiamo come test, mi aspettavo soltanto qualcosa in più sull'intensità e sulla velocità, tutto qua. L'intensità che poi servirà, specie all'inizio, perché si gioca domenica, mercoledì, domenica, quindi fare punti, riprendere in fretta le energie, no? No, un inizio di fuoco. Ma sì, anche quello sarà importante, però io parto sempre da questo presupposto del lavoro fatto già l'anno scorso, dove abbiamo dimostrato nel lavoro svolto l'anno scorso che quando siamo riusciti a fare il nostro gioco mettendo quella voglia e quell'intensità che intendo io, abbiamo fatto grandi prestazioni. E quest'anno è... Io dico che avere un anno di lavoro, sicuramente il secondo anno ti aiuta a raccogliere qualcosa in più, ed è la mia speranza. Ecco perché dico questo passo non è tanto positivo per quanto mi riguarda, per il lavoro che dobbiamo fare, che abbiamo già improntato l'anno scorso. Grazie Gianpaolo, comunque in bocca al lupo per la gara di ritorno e per il campionato. Grazie.